L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia del dolore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai. Buon lunedì 23 ottobre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, le scene di giubilo del San Nicola raccontate nella nostra intro che ci ha riassunto questo pirotecnico 4-2 del Bari sul Cittadella, ma questa sera è nuovamente campionato con Brescia-Bari, ennesimo test in trasferta per i biancorossi di Fabio Grosso. Puntata odierna divisa a metà tra quanto accaduto venerdì sera al San Nicola contro i Veneti e quanto potrebbe avvenire questa sera al Rigamonti contro le Rondinelle. Allora partiamo subito, puntata davvero ricchissima, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao Nicola, buongiorno, buona settimana a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte per i tifosi del Bari all'ascolto, contattateci per dirci la vostra, per rispondere al nostro quesito odierno, anzi al nostro doppio quesito. Quello che vi chiediamo è: giusto fare turnover per la gara di questa sera? E poi vi chiediamo come finirà Brescia-Bari. Fate il vostro pronostico, potete iscriverci sulla nostra pagina Facebook Tanto Non Capirai Orgoglio Barese sull'altra radio. E allora, Bari che vince contro il Cittadella mettendo in evidenza i soliti pregi e difetti, il tutto ovviamente amplificato dai 4 gol realizzati, dei 2 subiti. Bari che ancora una volta subisce gol su palla inattiva, ancora una volta compie una rimonta e ancora una volta mette in evidenza le proprie qualità di palleggio e di realizzazione con il tridente offensivo sugli scudi. Partita contro il Cittadella che ci ha dimostrato come questo Bari può segnare tanto anche senza un bomber da 20 gol. Partita che ci ha anche dimostrato come Bascia stia diventando sempre più quel famoso regista che da anni ci manca e che con la difesa 3 subiamo meno palle inattive a parte e costruiamo il gioco dalla difesa. Il tutto in una Serie B sempre più pazza ed equilibrata che continua a non avere padroni, ma soprattutto non mette in evidenza, secondo il mio modesto avviso, squadre superiori al nostro Bari. Questa prima parte di stagione, questo girone d'andata, sarà una sorta di laboratorio dove i vari mister di B lavoreranno per migliorare le proprie squadre. Beh, credo che a livello di gioco, organizzazione e amalgama del gruppo il Bari mi sembra al momento superiore a tutte le altre. Luca, sei più contento per la conferma delle cose positive già viste nelle scorse giornate o per i soliti errori, i soliti difetti ormai cronici? Ma sinceramente gli errori sulle palle native mi hanno fatto un po' incazzare venerdì, perché come sappiamo non si possono fare 4 gol ogni partita e ci vuole un po' più di attenzione, soprattutto sul secondo gol. C'è proprio un errore di concetto da parte di tutta la linea difensiva, perché se nel caso del primo gol
e Gyomber magari ad avere una piccola distrazione, invece in quel caso è tutto il movimento della linea difensiva che è sbagliato e chiaramente si permette al Cittadella di trovare il gol del 4-2, per poco non si rischia di riaprire la partita. Tutto sommato però la prova è stata buona, cioè da essere sicuramente soddisfatti di quanto visto in campo, del lavoro dei centrocampisti, molto bene anche Busellato e Bascia nelle coperture preventive di tutte le azioni del Cittadella, quindi sicuramente c'è grande soddisfazione. Ed è online sul forum di orgogliobarese.it il sondaggio per decretare i migliori tre galletti nel match contro il Cittadella. Scelta non semplice, Luca, da chi sono occupati i tre gradini del podio? Allora, i primi due posti sono indiscutibilmente di Bascio e Sissè, anche lui è stato a dir poco strepitoso, perché tre assist, tanto lavoro per la squadra, qualità nella giocata, una qualità che onestamente negli ultimi anni anche in Serie B non aveva sempre fatto intravedere, perché magari era un giocatore abbastanza fisico, con grande progressione, però dal punto di vista tecnico è sempre stato un po' limitato, questo va detto. Al terzo posto c'è Fiamotti. E ora leggiamo come stanno commentando questa prova dei galletti i tifosi biancorossi iscritti al nostro forum di orgogliobarese.it. C'è l'utente Avanaca che dice: finalmente più cattiveria, specialmente sotto porta, da rivedere come al solito in questa stagione la fase difensiva su palla inattiva. Nelle ultime due giornate 4 gol presi sono stati tutti su calcio d'angolo. Poi l'utente Flavianos: se giochiamo con questa intensità, aiutandoci, pressando in tutte le zone del campo, evitando gli egoismi per far vincere la squadra, un esempio Sissè, vinceremo molte partite e lo speriamo tutti. Poi l'utente H3N: abbiamo giocato contro una squadra tosta e abbiamo imposto il nostro gioco senza soffrire in campo. C'è il gioco, c'è un gruppo, abbiamo più alternative per ruolo e siamo in credito con la fortuna. Poi l'utente Ciomò dice: grosso comunque andrà a finire questo campionato, penso avrà una carriera ricca di soddisfazioni, e questo lo credo anch'io. E restando in tema tifosi, la società ci ha comunicato che per la partita di questa sera contro il Brescia sono stati venduti 367 tagliandi nel settore ospiti, quindi ci saranno 367 tifosi del Bari al Rigamonti. E ora trasferiamoci virtualmente nella sala stampa del San Nicola, facciamo un passo indietro per ascoltare come hanno analizzato la gara i due tecnici Grosso e Venturato. Tanto non capirai. Una partenza difficile contro un avversario complicato, come sapevamo. Però dopo questa partenza credo che siamo stati molto molto bravi a proporre quello che sapevamo fare, a essere padroni del gioco, a creare occasioni, a trovare il pareggio, a soffrire quando era il momento di soffrire e poi a colpire quando nel secondo tempo poi gli avversari sono un pochino aperti. Siamo stati bravi ad entrare nelle loro maglie e a ottenere una vittoria credo ampiamente meritata. Fare i complimenti a chi ha fatto gol credo che ci penserete voi, ma io ho approfittato per fare i complimenti a lui, perché per me fare tre assist come ha fatto lui è altrettanto importante che fare i gol, se non di più. Incontravamo una squadra complicata da affrontare, giocava rapida per poi attaccare velocemente gli spazi con giocatori abituati a farlo da tanto tempo insieme, quindi era una partita difficile. Siamo stati bravi a saperla leggere, a saperla fare nei momenti di difficoltà e a saper trovare gli spazi che ovviamente una squadra così corta e così vicina avrebbe lasciato nell'arco della gara, e noi nel secondo tempo siamo stati bravi ad approfittarne. Troppo presto per guardare la classifica, noi abbiamo voglia di lavorare, di provare a migliorare, perché sappiamo che possiamo farlo, e fra qualche mese vedremo dove ci troveremo, perché abbiamo voglia di continuare a migliorare anche tra qualche mese. Sì, è vero, sicuramente abbiamo iniziato molto bene la partita, siamo andati in vantaggio, poi non siamo riusciti a tenere il pallino in mano, che è una nostra caratteristica, e questo mi dispiace un po', ci siamo abbassati un po' troppo, un po' per demerito nostro e un po' anche per la qualità e la capacità del Bari di cercare di far soprannumero con la difesa 3 dietro che cerca di giocare sempre, e siamo stati un po' disordinati, in modo particolare con gli attaccanti, a non riuscire a coprire bene gli spazi, però credo che tutto sommato il primo tempo è finito 1-1, in modo il risultato era anche abbastanza corretto, era giusto,
l'abbiamo avuto con un paio di occasioni noi, un paio di occasioni loro, è finito uno pari e abbiamo sbagliato sicuramente l'approccio iniziale del secondo tempo in cui abbiamo concesso questo gol da un errore nostro che sicuramente non è una cosa che dobbiamo cercare di evitare, perché sono quelle situazioni, quei momenti chiave della partita che ti possono portare la gara verso un senso o verso l'altro. Abbiamo preso gol e potevamo anche fare il due pari subito dopo, perché Settembrini ha sbagliato un gol a porta vuota, quindi anche lì l'episodio ha portato il Bari a essere questa sera sicuramente favorito e noi gli abbiamo concesso sicuramente qualcosa che, sul quale giocatori che hanno qualità come Galano, come Sissé, come Improta, come Iocolano sicuramente ne hanno approfittato di alcune situazioni che, su quali noi dovremmo sicuramente riflettere. Purtroppo è andata così, siamo stati penalizzati un po' e sicuramente un po' di demerito ce l'abbiamo noi. La United Sly FC, ambiziosa società calcistica di Bari, la squadra dei record del presidente Danilo Quarto, apre le iscrizioni per la Academy United Sly, la scuola calcio per giovani atleti nati dal 2005 al 2012. Il responsabile tecnico sarà Sandro Tovalieri. Ciao ragazzi, vi aspetto presso l'Academy della United Sly FC, con la volontà e la passione anche tu per diventare un campione. L'Academy United Sly è a Bari Carbonara, in via Carella 53 presso il centro sportivo Snoopy. È attivo il servizio bus navetta. Per informazioni contattateci al 328 409 16 93. Seguiteci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Academy United Sly. Fai del divertimento la tua passione e un sogno da vivere. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo, potete iscriverci sulla nostra pagina Facebook, tanto non capirai, Orgoglio Barese, sull'altra radio. Vi ricordo il doppio quesito odierno, giusto fare turnover per la gara di questa sera e poi come finirà Brescia-Bari. C'è Rio da Altamura che ci scrive Brescia-Bari 1-3. Poi un po' di turnover senza stravolgere la squadra andrebbe fatto col Brescia, mi aspetto una vittoria. Questo lo scrive Boris, poi c'è Nicola. È giusto aggiungere come il primo gol del Cittadella fosse da annullare. Sì, perché in effetti in alcuni fotogrammi si è visto, anche in alcuni replay, si è visto un blocco su Mikai, che non, insomma, il giocatore del Cittadella ha impedito al portiere biancorosso di uscire su quella palla. Giusto anche questa notazione. E ora siamo pronti per il primo collegamento telefonico, eccezionalmente di lunedì. Do il ben ritrovato al nostro database biancorosso Giancarlo De Peppo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a te, buongiorno ai tifosi del Bari. Allora Giancarlo, il Bari visto contro il Cittadella lascia ben sperare, vedendo anche le dirette avversarie, oppure è meglio aspettare qualche altro mesetto? Beh, aspettiamo qualche controprova e soprattutto aspettiamo un po' di continuità. Continuità che accanto all'equilibrio potrebbero farci sognare quest'anno, perché è vero che siamo lì in classifica, ma non dimentichiamoci che abbiamo perso partite come quella in casa col Venezia, che non andavano sicuramente portate a casa almeno con un punto. Come diceva il buon Eugenio Fascetti, le partite che non riesci a vincere non le devi perdere. Ma questa sera di nuovo campionato Brescia-Bari, cosa ci racconta la storia biancorossa? Ma la storia biancorossa ci racconta di 31 precedenti in Serie B, poi ce ne sono altri 9 in Serie A, ma in questo senso non fanno grande storia. E in Serie B abbiamo uno score di 5 partite vinte in quel di Brescia e 15 pareggi, oltre poi ad 11 sconfitte. Tra le sconfitte ricordiamo quella che ci fece trascorrere un Natale amarissimo, quella del 24 dicembre del 2014, dico bene, in cui l'iniziale gol di Di Cesare, che poi l'estate successiva passò da noi, fece riscontro il pareggio momentaneo di Caputo a una ventina di minuti dal termine, e poi il gol dell'ex Sodigna addirittura al 91esimo, che appunto ci fece trascorrere una vigilia di Natale e un Natale amarissimo. Per quanto concerne gli ex, invece, ce n'è uno in particolare, credo, da tenere d'occhio. Sì, c'è Federico Furlan, che nelle ultime battute del calciomercato è passato al,
al Brescia in prestito con diritto di riscatto. Noi vantiamo due ex, ma che uno sicuramente non sarà in campo, cioè Davis Tonucci, che non è neanche convocato, e l'altro credo che sicuramente difficilmente calcherà il terreno del Monpiano, e cioè il centravanti Libor Kozak, che ha avuto un'esperienza anche lui a Brescia. Ecco Giancarlo, Brescia-Bari che sarà arbitrata da Riccardo Pinzani della sezione di Empoli, quali precedenti con questo arbitro? Beh, come con quasi tutte le giacchette nere, si diceva una volta le giacchette nere perché appunto i direttori di gara non avevano le magliette variopinte di adesso, ma indossavano appunto una giacchetta del colore più scuro che c'è nel colore più scuro possibile, cioè il nero. E ricordi agrodolci, perché pensiamo per esempio al 2-2 di Latina con un rigore un po' dubbio mentre la nostra squadra conduceva 1-0 e che ci condannò ad uscire dai playoff in quel favoloso anno della remontada, mentre il ricordo dolce è l'ultima, forse anche benaugurante, l'ultima vittoria del Bari fuori casa a Benevento nel febbraio scorso, fu proprio arbitrata dal fischietto di Empoli, che stasera appunto dirigerà la nostra gara. Certo, un arbitro di Empoli per questa partita, qualche tifoso biancorosso un po' storto il naso, però vabbè. Diciamo che molte volte anche il nostro Nasca di Bari va in partite con le nostre dirette concorrenti. L'arbitro si sveste di tutto al momento in cui scende in campo, in questo senso non c'è problema, altrimenti meglio andare a giocare a golf o andare a fare le passeggiate nel fine settimana. Vai. Grosso, che intanto per la partita di questa sera ha convocato 24 calciatori, vado a leggere velocemente i nomi: Micai, De Lucia e Conti portieri, Capradossi, Cassani, Morleo, Fiamozzi, Diachite, Gionber i difensori, centrocampisti Petriccione, Bascia, Anderson, Marrone, Salzano, Teio, Iocolano e Busellato, gli attaccanti Kozak, Brienza, Galano, Improta, Sissé, Floro Flores e Nenè. Giancarlo, ha fatto molto discutere tra i tifosi, soprattutto sul forum di orgogliobarese.it e sui social, la convocazione di Diachite. A tal proposito ti chiedo di spiegare cosa accade, perché è stato convocato Diachite, e poi c'è un radioascoltatore, Alessandro, che ti chiede: è vero che pagando una multa di 10.000 euro l'ex Frosinone potrebbe essere disponibile per questa sera? Cioè Diachite? Sì. No, assolutamente, un giocatore non presente, tesserato ma non presente in lista, è un giocatore che non può partecipare alle gare, quindi il Bari avrebbe la partita persa a tavolino, assolutamente no. Per quanto riguarda la convocazione di Diachite ci sono due correnti di pensiero, non potremo mai sapere se non aspettando gli eventi. Una corrente di pensiero secondo cui l'allenatore ha voluto convocare il giocatore per farlo entrare a far parte del gruppo in maniera ancora più sostanziosa, anche se non è possibile che giochi per il problema di inserimento in lista. E poi c'è un'altra corrente di pensiero che vuole questo inserimento di Diachite perché magari a breve o nel medio termine, cioè entro il 31 dicembre, ci possa essere una risoluzione di contratto di qualche giocatore over che permetta al giocatore ex Lazio, ex Fiorentina di entrare in lista. Io propendo più per la prima ipotesi, però aspetteremo gli eventi. Anche io propendo per la prima. Giancarlo, ultima domanda: come detto, Grosso potrebbe oggi effettuare una sorta di mini turnover, quale credi potrebbe essere l'11 biancorosso anti-Brescia? Ma io penso che l'11 biancorosso anti-Brescia potrebbe essere quello, sostanzialmente quello che abbiamo visto col Cittadella. Potrebbe esserci un inserimento di Teio a centrocampo, magari in luogo di Busellato, almeno inizialmente, dato che l'ex giocatore della Salernitana è uscito coi crampi dalla partita col Cittadella. Ci potrebbe essere un inserimento di Cassani al posto di Capradossi, ma più di due o tre cambiamenti non li vedo. Forse in attacco magari Brienza dall'inizio al posto di uno dei due fra Galano e Improta, ma sono supposizioni. Io credo che sostanzialmente la squadra ricalcherà quella scesa in campo col Cittadella, e forse qualche cambiamento in più potremmo vederlo in casa con l'Ascoli.
Perfetto, perfetto. Grazie Giancarlo, con te appuntamento a venerdì. Buona settimana e buona partita. A venerdì, speriamo bene. Un abbraccio e buona giornata. Ciao Giancarlo. Bene, noi torniamo nella sala stampa del San Nicola per ascoltare le parole del protagonista assoluto della gara, vale a dire Miguel Bascia, autore di una sorprendente doppietta. Parole raccolte dall'FC Bari. Tanto non capirai. Tutti i weekend i gol, l'importante credo che siano i tre punti, che ho fatto doppietta io, che ha fatto gol Gallano, che ha fatto gol quell'altro, non importa, credo che sia importante dare continuità a questi risultati che comunque stiamo facendo ultimamente, e adesso bisogna subito pensare al Brescia, perché lo sappiamo che partite facili non ci sono in Serie B, e se vogliamo fare un campionato importante dobbiamo cercare di fare bene anche fuori casa. Queste cose sono cose dei giornalisti che la dovete dire voi, potete dire quello che volete, magari quando oggi che ho fatto bene direte un sacco di complimenti, la prossima volta che sbaglierò direte un sacco di cose, però non diciamo nulla, queste cose fanno parte del calcio, comunque quando c'è da prendere i complimenti li prendiamo, quando c'è da prendere un po' di insulti li prenderemo e andremo avanti, però bisogna sempre lavorare. Il gol di testa l'ho fatto, se non sbaglio, 3 anni fa in nazionale, credo che sia l'unico. Comunque vorrei dire una cosa, quando ho fatto gol ho indicato la panchina perché è comunque uno schema che abbiamo preparato ieri, quindi credo che sia venuto molto bene, anche se ho tirato fuori il jolly oggi. Non lo so, diciamo che l'anno scorso è andata storto per tutti quanti, perché dal momento in cui non si raggiungono i traguardi importanti dal collettivo, anche l'individuale viene giudicato in maniera negativa, però credo che non ha senso parlare dell'anno scorso, bisogna pensare soprattutto a quest'anno, che comunque stiamo facendo bene, anche se certe volte abbiamo perso certi punti che dovevamo sicuramente sfruttarli meglio, però guardiamo avanti, guardiamo soprattutto a lunedì che abbiamo di nuovo una partita difficilissima. Su queste impegnative stiamo soffrendo in una maniera pazzesca, e poi se fossimo tutti giocatori di 1,10 m sarebbe un discorso, però comunque abbiamo delle bestie e non riusciamo comunque a capire cosa ci succede, perché magari il primo calcio d'angolo come oggi abbiamo messo gol. È difficile, oggi ci è andata bene perché ne abbiamo fatti 4, però magari il giorno in cui ci anda una giornata storta, non riusciamo a fare gol, rischi di fare un risultato negativo. E tu prendi gol dopo 2 minuti, non so se sono stati bravi certe volte magari anche l'avversario, però l'importante è che noi abbiamo rimontato e dobbiamo riparlare di nuovo di queste cose qua. Dal momento in cui ho tolto la maglietta prima della partita al magazziniere, quando l'ho abbracciato ho detto abbracciami che oggi mi devi portare bene, di conseguenza mi è andata bene. Questo va a lui e sicuramente alla mia famiglia che era in tribuna, la mia piccola, e c'era anche a tutta la panchina, sul primo gol ho indicato la panchina perché comunque è una cosa preparata. Vale questo discorso per tutti i miei compagni che comunque lavoriamo molto bene tutti i giorni. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il doppio quesito odierno, giusto far turnover per la gara di questa sera. Come finirà Brescia-Bari? Fate il vostro pronostico, leggo qualche altro messaggio. Abbiamo una rosa varita ed ampia che ci permette di alternare i protagonisti. Incrociamo le dita per questa sera, io sono fiducioso. Questo lo scrive Giovanni da Bari. L'ennesimo errore su calcio piazzato mi ha anche arrecato un danno economico, avendo perso circa 200 euro, avendo puntato sul 4-1 col marcatore Galano. Questo lo scrive Patrizio da Conversano. Vito D'Altamura, dicembre, Tonucci via.
Pavia e tesseriamo di Achite. Poi Francesco, stasera nessun turnover, al massimo Cassani per Capradossi e Setelio si è ripreso dentro al posto di Iocolano. Bene, siamo giunti al momento dello spazio dedicato a squadra e tifoseria avversaria. Per sapere tutto su questo Brescia siamo in collegamento con il giornalista di BresciaInGol.com ed è il giornale di Brescia, Fabrizio Zanolini. Buongiorno Fabrizio e ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati a voi anche quest'anno. Allora Fabrizio, campionato del Brescia che non è iniziato benissimo, c'è stato il cambio di guida tecnica, ma le rondinelle faticano soprattutto a far gol, sono soltanto 7 le reti messe a segno, peggior attacco della B insieme al Carpi. Sì, e questo era un dato che preoccupava poco finché Brescia di gol ne prendeva pochi, perché è vero che ne ha segnati pochi, ma nelle prime giornate era anche la miglior difesa. Invece da qualche partita a questa parte di gol non ne sono arrivati in avanti, ma ne sono arrivati tanti invece nella porta di Minelli, quindi c'è stato decisamente un netto peggioramento. E poi, come hai detto tu all'inizio, un Brescia che ha cambiato anche, perché ha cambiato guida tecnica, è arrivato Pasquale Marino 2 partite fa, non ha ancora credo conosciuto tutti i giocatori della rosa, perché è arrivato due giorni esattamente, 48 ore prima della partita con il Novara a Rigamonti, e poi ha avuto subito l'altra partita a Cremona di qualche giorno fa. Adesso il Bari, dopo neanche 72 ore dalla partita di Cremona, non è proprio il massimo per un nuovo allenatore che arriva a avere nel giro di 10 giorni e 3 partite ufficiali, e ripeto, credo non conosca nemmeno tutti i giocatori della rosa che compongono il Brescia, e d'altra parte non è neanche il massimo per una squadra comunque avere dei cambiamenti tattici da dover metabolizzare nel giro di così pochi giorni dovendo affrontare la partita. Come hai detto appunto, Brescia che ha cambiato allenatore, via Boscaglia è arrivato Marino, non c'è stata la scossa, però credo che non ci sia stata neanche sino ad ora, o meglio nel periodo in cui Boscaglia è stato tecnico del Brescia, quel feeling con la piazza bresciana e forse anche con la società, dico bene? No, beh, il feeling non c'è mai stato con il presidente, con Massimo Cellino. Diciamo che Cellino non ha avuto nessun feeling con Boscaglia, non è che sia stata una cosa reciproca, poi alla fine probabilmente sarà stata anche così, visto che Boscaglia sentiva attorno a sé che non c'era la fiducia necessaria, ma questo lo si era già pensato, si era capito nel momento in cui Cellino ha acquistato il Brescia ed è arrivato. Lui stesso ha detto che non conosceva Boscaglia e non aveva una grande opinione di lui finché non gli ha parlato, quindi l'idea era proprio quella che Cellino arrivasse, come fa spesso, comunque come ha fatto nella sua carriera di presidente di calcio, arrivare e decidere tutto lui per quanto riguarda soprattutto l'organigramma. Invece ha mantenuto al momento tutto quello che c'era di importante, cioè l'amministratore delegato che era Sagramola, il direttore sportivo Castagnini e l'allenatore Boscaglia. Poi passate 7 giornate effettivamente Boscaglia è stato allontanato alla prima sconfitta, perché Brescia ha perso la prima di campionato ad Avellino 2-1 a un quarto d'ora alla fine, vince 1-0, è rimasto in 10 e con quella inferiorità numerica perse. Quindi da lì in poi Brescia è facendo comunque fino a quel momento una buonissima gara, e poi da lì in poi c'era un filotto di 6 partite consecutive sempre sconfitta, facendo anche le vestite partite inizialmente, un po' peggio verso la fine, ma non perdendo mai. Di fatto l'unica prima sconfitta, quella di Chiavari con Entella, Gustare fu allontanato, e quindi questo feeling che, come voi avete detto, non c'è mai stato, perché comunque Cellino si capiva che insomma non alla fine aveva accettato di tenere Boscaglia, ma non era convinto, e non è stato proprio il top, era meglio forse che lo cambiasse subito se proprio non era contento di Boscaglia, non era convinto, visto che è presidente lui, e non arrivare alla 7ª partita. Però, diciamo che conoscendo uno come Cellino c'era anche da aspettarselo. Fabrizio, venendo alla partita di questa sera, quale potrebbe essere l'11 del Brescia anti Bari? Allora, l'11 del Brescia sarà molto deciso, come avete detto, ho sentito anche qualcosa da voi adesso prendendo il collegamento, per quanto riguarda i recuperi, perché avendo giocato poche ore fa è chiaro che dovrà decidere chi avrà recuperato di più. Avevamo in dubbio Caraccio, perché difficilmente riesce a fare ormai partite così ravvicinate visto il problema al ginocchio, invece ci dicono che Caraccio abbia recuperato bene, quindi non lo diamo informazione. Dobbiamo che stamattina c'è una sgambata, quindi tra 3 ore si trovano per fare la sgambata, anche perché giocando stasera cercano di recuperare informazioni da lì. Al momento ti do un 4-3-3 che è con Minelli in porta,
con Cancellotti a destra, in mezzo, ecco, mancherà di sicuro Meccariello, che fino adesso è sempre stato titolare perché non ha recuperato un problema al ginocchio e non è stato convocato, quindi centralmente ci saranno Somma, Gastaldello e a sinistra con tutta probabilità Lombi. Poi nei tre centrali ci sarà Dimitri Bisoli a destra, Macin, Doi e Martinelli si giocheranno due maglie, probabilmente potrebbe stavolta far giocare ancora, probabilmente ancora Doi come play e Macin a sinistra, e nei tre davanti, detto dell'Airone Caracciolo centralmente che dovrebbe aver recuperato fisicamente in tempo, giocheranno a destra Furlan e a sinistra in due per una maglia, anzi in tre per una maglia, che sono Cattaneo, Rivas e il rientrante Ferrante, che ha scontato la giornata di squalifica, lo deciderà soltanto oggi. Vi ricordo che siamo in collegamento con Brescia con il collega Fabrizio Zanolini. Come detto prima, nel primo collegamento nel Brescia c'è Federico Furlan, calciatore in prestito proprio dal Bari. Come sta andando il suo campionato? Furlan è stato il migliore del Brescia fino a due o tre giornate fa. Le prime sette giornate, quelle che ha fatto con Boscaglia, anche nell'ultima, quella della sconfitta che vi ho detto di Chiavari con Lentella, è sempre stato comunque il migliore. Devo dire che secondo me Furlan è stato un po' confuso, perché è partito giocando a piedi invertiti, quindi ha fatto ben partite come quinto di sinistra, dovendo coprire anche tutta la fascia, quindi un lavoro molto molto dispendioso. Poi ha cominciato, l'ha spostato a destra, poi è arrivato Marino con 4-3-3 e quindi gioca come esterno alto, quindi non ha più il compito di difendere, però di nuovo Cremona ha fatto sia fascia destra che fascia sinistra. Secondo me lo stanno un po' confondendo. All'inizio, vi ripeto, è stato assolutamente il migliore del Brescia, per continuità e anche per giocate. Comunque è calato nelle ultime due o tre partite per questo motivo, ma credo che sia stato un acquisto comunque campionato positivo, un prestito positivo. Fabrizio, infine ti chiedo quanti spettatori potrebbero esserci oggi al Rigamonti, che clima c'è tra la tifoseria e che clima si prevede dal punto di vista meteo? Dal punto di vista meteo vi dico che sarà qua ancora come, non solo a Bari, però da queste latitudini è abbastanza ancora, siamo sul mezzo chiaro, mezzo scuro, ma il cielo è terso, ha piovuto e grandinato ieri sera ed era la prima volta che pioveva negli ultimi 25 giorni, ma il cielo è veramente terso adesso, quindi mi immagino che sia comunque un buonissimo clima, poi danno sole fino a logicamente finché ci sarà il tramonto, ma il clima è buono. Clima per la tifoseria un po' agitata, perché anche a Cremona a fine partita la richiesta di tirare fuori gli attributi della squadra è stata abbastanza veemente, di scrivere in 3.000 a Cremona, quindi è un po' agitata. E per quanto riguarda invece il discorso pubblico, credo che ultimamente si assesta sempre attorno alle 8.000 unità, essendo anche un lunedì lavorativo, 7-8.000 sicuramente ci saranno, anche perché Brescia ha più di 5.000 abbonati e negli ultimi una media di 7.000 spettatori per il momento a partita, quindi più o meno saremo su quei numeri. Perfetto Fabrizio, io ti ringrazio per essere intervenuto ai nostri microfoni, ti auguro buon lavoro e buona partita per questa sera. Grazie, buon lavoro anche a voi. Grazie a Fabrizio Zanolini. Noi andiamo avanti, perché nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa il difensore slovacco del Bari, Norbert Gjomberg. Ascoltiamo le sue parole. Tanto non capirai. Secondo me dà uno slancio importante, come tutte le vittorie. Per domani sarà importante giocare bene, giocare il nostro gioco e provare a fare un risultato a Brescia. Ma no, io non direi che è un problema, è quello che succede in calcio. Errori esistono, lo facciamo pure noi, ma noi stiamo lavorando tantissimo sulle palle native, sia quelli difensivi sia offensivi, e speriamo che già dalla prossima partita siamo bravi pure su questa cosa. E sul primo calcio d'angolo forse non abbiamo ancora vivere quella partita dall'inizio, è peccato che loro l'hanno sfruttato. Poi per il secondo gol un po' di disattenzione alla fine, però importante era pure dopo il primo gol che non siamo caduti con la testa, ma abbiamo pareggiato subito e poi abbiamo giocato bene. 4-2 è un buon risultato per noi. Non dipende solo da noi, poi sempre c'è pure l'avversario che prova a fare un buon risultato come noi, prova a fare bene come noi, quindi è vero che a Vercelli dopo gol su 2-1 siamo rimasti un po' dietro e forse la potevamo chiudere con gol su 3-1, però è andata così. Se miglioriamo le cose che fino adesso non facciamo bene o abbastanza bene, se le miglioriamo possiamo fare grandi cose, ma come ho detto prima dobbiamo sempre lavorare, sempre attenti, con l'atteggiamento giusto, con la
testa sempre davanti, solo con il lavoro poi la corriere la frutta, come si dice. Quindi mi sto trovando bene con questo modulo, con tre centrali che giochiamo. Certo che poi la partita, in partita si possono cambiare tante cose, sicuramente tante partite ancora giochiamo con due centrali perché sarà così secondo me, il campionato è lungo. Come ho detto, ci siamo trovati bene con i ragazzi e poi devo dire che difesa fa tutta la squadra, non solo i giocatori che stanno dietro, quindi questo è molto importante. Io sto in Italia ormai 4 anni, quindi non è che mi sorprende qualcosa. Si vive bene qui, fa caldo, si mangia bene, però non siamo qui in vacanza. Siamo qui per lavorare, per giocare il calcio, questa è la cosa più importante. Un professionista serio, Norbert Ghiomber. Leggiamo qualche altro messaggio. C'è chi ci scrive: Brescia 0, Bari 2. Poi Pasquale: il bello di questa squadra è che reagisce sempre, ma non si deve fare solo dopo gli schiaffi presi. Mi piacerebbe che partisse più determinata e aggressiva. Stasera dobbiamo approfittare delle loro difficoltà e volare al primo posto. Nostradamus, fate tutti gli scongiuri del caso, ci scrive: purtroppo oggi sarà il giorno dell'airone e quindi tutti gli scongiuri sono autorizzati. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Gazzetta del Mezzogiorno: Bari in missione a Brescia, può essere re per una notte. Ghiomber: non dobbiamo fermarci, ma non sottovalutiamo nessuno. Poi l'editoriale di Fabrizio Nitti: invertire marcia e trasferta diventa ora decisivo. Poi la curiosità di Gianni Antonucci: il dolce ricordo di Salvemini, vincemmo a Brescia e fu la svolta della stagione, così finimmo dritti dritti in Serie A. Cambiamo giornale. Corriere dello Sport: notte primato, il Bari freme, 90 minuti intensi per la squadra di Grosso alla ricerca di un blitz che manca da 8 mesi e che può portare i biancorossi davanti a tutti. Gazzetta dello Sport, il punto di Giuseppe Calvi: davanti una Ferrari, dietro solo una 500, Grosso come Zeman. Poi articolo di Franco Cirici: il Bari va a Brescia per volare, testa, cuore e il nostro gioco. Poi la Marcord di Massimiliano Ancona: 31 sfide dal 1942 in B, è una classicissima. Luca Deleteris: ti ho trascurato un po', ma come avrei sentito tantissime cose, battuta al volo, mi riferisco a quanto scritto da Giuseppe Calvi sulla Gazzetta: Bari davanti una Ferrari, dietro solo una 500, Grosso come Zeman, sei d'accordo? Ma come Zeman probabilmente no, perché insomma, voglio dire, nel calcio moderno probabilmente neanche Zeman è più Zeman, si è adattato un po' a quello che è il nuovo calcio, quindi sicuramente dal punto di vista tattico Grosso è un allenatore molto molto preparato, deve migliorare insomma nella lettura, nella gestione di queste palle inattive, e alla lunga questo potrebbe diventare un fattore in positivo se dovesse essere migliorato. Bene, veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto non capirai sono disponibili sia su Spreaker che sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio. Ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, a domani, buona serata, buona partita a tutti. Ringrazio Fabio Scorcio in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai torna domani con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.